Nel video di oggi, vi aggiorniamo sulle ultime novità riguardo al caso degli sposi scomparsi e le recenti decisioni in merito alla custodia dei loro figli. Prima di proseguire, vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per restare sempre informati sui nostri prossimi video e le ultime news. Pietro Montanino e Maria Zaccaria erano scomparsi il 29 ottobre, dopo aver affidato i loro bambini ai nonni, spiegando di dover sbrigare alcune commissioni. Da quel momento, però, nessuna notizia. Pietro ha spento il telefono, mentre Maria lo ha addirittura lasciato a casa, un dettaglio che ha accresciuto i dubbi e complicato le ricerche. La comunità e i familiari hanno vissuto giorni di angoscia fino a che, qualche giorno più tardi, la coppia è finalmente ricomparsa, mettendo fine a un clima di grande preoccupazione. Nonostante il ritorno di Pietro e Maria, le autorità non hanno cessato di indagare, cercando di capire se dietro questa improvvisa sparizione si celino ragioni ancora sconosciute. Fonti vicine all'inchiesta hanno sottolineato che la tutela dei bambini è la principale preoccupazione. La Procura di Napoli Nord sta monitorando attentamente la situazione e, qualora fosse necessario, il Tribunale dei Minori potrebbe valutare provvedimenti per garantire la sicurezza dei piccoli. Questa vicenda ha portato alla luce le fragilità di una famiglia che forse necessita di supporto, e ha spinto le autorità a esaminare con attenzione il contesto in cui i minori vivono. È essenziale che la coppia possa ritrovare serenità e responsabilità, ha dichiarato un rappresentante delle istituzioni, evidenziando la necessità di un ritorno stabile e sicuro alla normalità. E voi? Cosa ne pensate della scomparsa di Pietro e Maria? Quali potrebbero essere le ragioni dietro questo gesto? Fatecelo sapere nei commenti. E non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati su tutte le novità.